Sono arrivate le congratulazioni via Telegram di Vladimir Putin, che augura successo a Carlo III, anche se il presidente russo non sarà sicuramente ai funerali. Ci sarà invece l'imperatore giapponese Naruhito al suo primo viaggio internazionale da quando nel 2019 è asceso al trono. Ci sarà Erdogan e qui da Bruxelles partiranno Ursula von der Leyen, Charles Michel, il capo della diplomazia europea. Il cartello 50 pollici senza i cartelli del numero uno. Da due suoi predecessori, cioè Barack Obama e George W. Bush. È una macchina diplomatica estremamente complessa, quella che si sta attivando per i funerali della regina. Si parla di 2000 ospiti tra capi di Stato, di governo, ministri e funzionari. Non adoro il tema dell'energia perché l'Europa è ancora divisa sul tetto al prezzo del gas, nonostante la maggioranza dei paesi sia a favore. In arrivo anche misure di emergenza. Donato? I 15 paesi ieri si sono dichiarati disponibili a un tetto del prezzo del gas generalizzato, ma c'è anche chi, come l'Ungheria, parla del price cap come di una sanzione mascherata. E oggi Scholz dice: allora, io ho comprato una casa all'Imbiate nel 2003. Prezzo perché, appunto, non è possibile, non è possibile, non è possibile essere un residente di L'Imbiate. È impossibile risiedere all'Imbiate. A Milano non ti danno possibilità di risiedere all'Imbiate, devi per forza risiedere a Milano. Per la riforma del patto. Come mai bisogna per forza risiedere a Milano? Se io risiedo all'Imbiate dal 2003, ho la casa all'Imbiate dal 2003, per quale ragione devo per forza risiedere a Milano? Non c'è ragione di riuscire a essere all'Imbiate. Tanti saluti a tutti, 10 settembre 2022.